Atmosfere d'epoca con i concerti nei grandi palazzi di Roma. Il Rinascimento fra danze popolari e balli di corte. Ce ne parla Loretta Cavaricci. Il popolo balla sul ritmo incessante del tamburo, castagnette alla mano, una danza votiva, binaria, guida l'uomo, la donna segue, la tammurriata, ballo tradizionale campano, c'è il cuore del meridione nei passi che si alternano alle cosiddette votate, cambio di sguardo e il ballo ricomincia. Chi vuole essere lieto sia il primo di una serie di appuntamenti con la musica d'epoca dal 500 ad oggi nelle storiche dimore romane, concerti e palazzi. Il viaggio nel Rinascimento si apre con l'arte del maneggiar l'insegna, cultura militare, qui sono i nobili a dilettarsi. La perenne lotta fra il bene e il male, i balli maschili, un rituale, l'altrettanto eterno corteggiamento a corte con i balli lirici, di coppia. Nel palazzo della Cancelleria, che ospita questa festa ballata su musiche originali, il comportamento nella danza rispecchia le maniere del tempo e a ogni tempo il suo giullare di corte.